tutti, benvenuti e bentornati a una nuova puntata di Good Morning Milano. Eccoci qua, sempre in diretta dagli studi di Milano All News. Sono le 12:28 di oggi, mercoledì 27, se non sbaglio, settembre. Oggi continuiamo un discorso in realtà che già da ieri abbiamo un po' intavolato. Ieri si parlava di periferie, si parlava di cultura e abbiamo parlato di quello che il teatro può fare per migliorare, ad esempio, la vita o anche poi l'espressione teatrale stessa, prendendo spunto dalle storie di periferia. Ad esempio, ieri parlando con Wunderbaum di Rotterdam e il progetto che hanno portato a mare culturale urbano. Oggi rimaniamo sempre ai bordi di periferia, come diceva una vecchia canzone, e siamo in quel del municipio 8. E andiamo a conoscere, a ritrovare, anzi, verrebbe da dire, un teatro che circa 10 anni fa era stato chiuso. Poi, insomma, qualcuno ha detto bisogna riportarlo in vita, e quei qualcuno, o parte di quei qualcuno, li ho qui con me in studio. Eccoli qua, vi presento subito i nostri ospiti di oggi. Buongiorno e benvenuti a Roberto Buongiorno. Fantucci e Roberto Citelli del Teatro Guanella. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Come dicevo appunto, Teatro Guanella è una realtà che ormai da una decina d'anni non esisteva più. Voi, come dire, non ci siete stati. Avete detto no, bisogna riportarlo in vita, anche perché insomma avete mosso i primi passi anche voi sulle assi Sì, di certo. quel palco. Allora, che cos'è Teatro Guanella e com'è andata questa storia appunto del riportare in vita questo teatro che sabato ufficialmente riapre? Beh, diciamo che noi come compagnia teatro Dupré 19 abbiamo sempre operato nell'ambito, facendo le prove perlomeno nella sala teatrale che è rimasta appunto chiusa al pubblico. Quindi come compagnia, quando ci è stata data la possibilità di collaborare con il direttore dell'Istituto San Gaetano, Guido Matarrese, collaborare alla sua idea di riaprire questo teatro. Lui ha fatto 20 anni in missione, quindi è stato un ritorno alla sua casa dove siamo cresciuti insieme. Quindi quando lui ci ha prospettato questa idea, noi ovviamente siamo rimasti entusiasti di partecipare a questo per noi anche un po' un sogno, appassionati di teatro. E quindi a questo progetto di riapertura. Ecco, molto interessante appunto finalmente dare la notizia di una riapertura, di un'apertura di un teatro. In realtà ci sono anche altri teatri che dovrebbero riaprire, ma anzi sono un po' in ritardo, non riaprono. Quelli dei grandi fanno fatica a riaprire. Invece un piccolo teatro gestito in maniera amatoriale, tutto qua, sta di fatto che è tornato e torna con grandi progetti, una grande stagione teatrale da qui a, ho visto fino a maggio, avete già date pronte. Com'è stata quell'avventura appunto di ritornare alla riapertura? Finalmente a battersi non per non chiudere un luogo, ma anzi per riaprirlo. È stata un'avventura sicuramente faticosa, sicuramente entusiasmante, sicuramente molto gratificante perché uno pensa a un sogno, cerca di realizzarlo, incontra difficoltà, ma l'obiettivo finale è sicuramente più grande delle difficoltà, che uno ha incontrato. Grossa mano ci è stata data per l'agibilità del teatro, che è stato lo scoglio più grande, però la volontà e la disponibilità della congregazione dei Guanegliani ha fatto sì che noi ottenessimo la piena e totale Agibilità. agibilità. Allora, ricordiamo bene di dove stiamo parlando. Teatro Guanella in via Dupré Dupré 19, 19. che è proprio all'angolo con la via MacMahon, proprio tutto l'isolato è quello che confina con Viale Monteceneri, dove sale Dove il sale ponte poi della il ponte da Ghisolfa. Ghisolfa? In una zona, ne parlavo prima fuori onda, tra parentesi, molto prolifica dal punto di vista teatrale, tra Sì, è parentesi, perché vero. insomma ci sono, diciamo, potremmo chiamarlo il miglio del teatro quasi, diventa la Hall of Fame di Milano, perché abbiamo nel raggio di 500 metri forse, Sì, tre più o teatri, meno. tutti e tre, però con caratteristiche diverse, che appunto anzi Diverse. danno
danno la fortuna a chi vive in quella zona di poter scegliere davvero attraverso delle grandi stagioni, certo, teatrali. Stiamo parlando, per chi non fosse pratico della zona, teatro Autof, appunto a metà, sì, di McMahon, poi il teatro della memoria un po' più spostato, e poi in fondo ci siete voi con appunto tre modalità completamente anche diverse nella gestione del teatro. Dicevate, voi siete tra parentesi tutti volontari, ad esempio. Sì, certo, che comunque il volontariato non vuol dire non riuscire a fare una cosa, anzi, professionalmente. Poi vedremo la stagione. Di qualità, che è proprio il nostro obiettivo, cioè dare un prodotto comunque di qualità, perché chi viene a teatro non è che viene a teatro perché interessa lo spettacolo, perché siamo simpatici, perché portiamo dei progetti teatrali di vari generi, quindi dal mondo musicale, al mondo della prosa, al mondo della... Ecco, allora, partiamo appunto un attimino a vederla questa stagione che avete preparato per questo fine 2017-2018. Che cosa cosa possiamo trovare al Teatro Guanella? Ma è stata pensata come una stagione varia e variegata. A parte l'inaugurazione del 30 settembre, che poi magari dedicheremo piccola finestra. Tanto lo diciamo, ricordate, il 30 settembre c'è l'inaugurazione, una bellissima serata, certo, di apertura con un concerto con 70 elementi, coristi, 4 solisti e la pianista, più il maestro. Ma visto che diciamo appunto non è una cosa campata in aria, non è che si apre poi chi si è visto, anzi no, si apre, certo, e da quel giorno è l'inizio. Si parte, certo. Come si accennava, sono stati creati 4 centri teatrali, di interesse teatrale, concerti di musica, quindi musica, cori, complessi, sia di musica irlandese piuttosto che di musica cilena piuttosto che di musica milanese, e quindi un filone è la musica. La musica. Un filone, quello classico, prosa per adulti, okay, di diversi generi, quindi si va da Goldoni, da Stefano Benni, da Neil Simon, da Luigi De Filippo, fino ai contemporanei come ad esempio Tony Fornari. A fianco a questo, generalmente la domenica pomeriggio alle 15 c'è la prosa per bambini, con testi, i primi due lavori, il primo di ottobre e il 12 di novembre. Il primo lavoro ad esempio è portato in scena da Martino Iacchetti, che penso che conosciate tutti, il papà Enzo Iacchetti, lui è il figlio che l'ha scritto, l'ha musicato, l'ha diretto, e quindi dedicato esclusivamente ai bimbi, e si chiama Il Gigante dei Sogni. Questo è un po' tutto il nostro cartellone. È un cartellone veramente ricco, si trova veramente per chiunque, direi, veramente da chi è più avvezzo al teatro, a chi deve magari avvicinarsi al teatro, ai bambini, a chi vuole ascoltare della musica un po' diversa da quella che si sente di solito. Come si può fare per appunto trovarlo, avere indicazioni, le coordinate per avere tutte le informazioni del caso? Abbiamo ovviamente i social, cioè abbiamo il sito che è teatroguanellamilano.com. Perfetto. E poi abbiamo l'email teatroguanella@gmail.com e abbiamo la pagina Facebook, sempre Teatro Guanella. Pagina Facebook che potete ritrovare in questo istante proprio anche nei commenti appunto di questa diretta, quindi potete subito chiedere informazioni sia per la stagione sia per, ricordiamolo, la festa inaugurale di sabato. Insomma, avete fatto una fatica pazzesca per aprire questo teatro. Sì. Avete fatto una fatica pazzesca per fare questa festa ed è l'inizio, non è la fine. È l'inizio. Cioè, è solo il primo passo. Però essere pronti e partire col piede giusto. Quindi ricordiamolo, sabato sera ore? Alle ore 21 ci sarà questo grande concerto. Sono due cori appunto messi insieme. L'Amadeus Kammerchor e il coro Città di Milano, direi magistralmente diretti, perché il maestro è anche un amico di vecchia data, dal maestro Gianmario Cavallaro. Quindi sono tutte arie celebri, quindi non è un repertorio di musica classica, come si può dire,
troppo impegnato, okay, o per un piccolo settore. È uno dei miei concerti dove dici, questa la so, esatto, questa l'ho già sentita, ma questa qui dov'è che lo so? Ah, esatto, è questa qui, quella. Cioè tutte arie celebri che il maestro Cavallaro ha scelto apposta per, bellissimo, dare entusiasmo a questa nostra che forse serata. È il modo migliore poi anche per avvicinare magari i più, esatto, i più scettici, o i più che dicono, ma io la musica classica, esatto, mai l'ascolterò. Poi magari dicono, ah, ma questo pezzo qui io già lo sapevo, eh. E poi sì, magari sì, a sì, casa, sì, grazie alle tecnologie, grazie a YouTube, così vado a vedermi il pezzo in più, vado a sentirmi l'aria, esatto, l'aria in più, e quindi l'aria in più, e quindi insomma un po' anche di cultura, di diffusione di cultura che non guasta, che non guasta mai. Assolutamente. Poi appunto abbiamo fatto una stagione davvero piena di spettacoli variegati, ma non vi fermate lì, avete anche dei nuovi progetti in cantiere, ma soprattutto quello che mi piacerebbe capire è quanto il Teatro Guanella viene influenzato dal fatto di trovarsi in via Dupré 19, quindi al confine del municipio 8 con la periferia, di fianco al ponte della Ghisolfa. Quanto influisce la locazione proprio geografica sul vostro fare? Beh, abbiamo per prima cosa, visto la nostra locazione, abbiamo preso contatto col Municipio 8, uh-huh, col Presidente Zambelli e con gli assessori alla cultura e ai servizi sociali, che ci hanno dato la massima disponibilità, infatti ci hanno concesso anche il patrocinio. Ah, e quindi allora ringraziamo e salutiamo il Presidente, certo, Zambelli, l'assessore Pelucchi, che insomma, esatto, se non vi lo davano non li salutavamo ovviamente. No, faccio così, lo sanno, io faccio così. Per adesso se non danno i patrocini non saluto nessuno. Patrocinio che appunto abbiamo riportato però l'importante è che siamo insieme a, perfetto, fare un lavoro con una presenza a fianco, al di là del ponte della Ghisolfa c'è un plesso scolastico, sì, formato da un liceo, una scuola media e due scuole elementari, quindi un bacino di 1200 studenti, quindi appunto e col quale lavoriamo con saggi e manifestazioni che abbiamo già messo in programma per questa, all'interno di questo anno teatrale. Ecco, non sono in cartellone ovviamente, perché come tutti i saggi sono eventi, uh-huh, delle scuole. Quindi portare che cosa? Anche una sorta di teatro sociale, quindi essere una presenza aperta alla realtà di zona e per tutti, ecco. Questa nello spirito guanigliano, che è quello del stare in mezzo ai più poveri. Ecco, ricordiamo allora magari un attimino, accenno proprio veloce, appunto dice lo spirito guanigliano, sì, quindi alla figura di Don Guanella, cioè se fate un accenno ricordiamoci un po', così ricordiamo a chi magari da casa, certo, è un po' più distratto. È un santo di ultima data, perché è stato santificato 2 anni fa o 3 anni fa, adesso non mi ricordo esattamente. È un prete di montagna che è nata in Alta Valtellina e ha fatto della sua vita lo scopo di andare verso gli emarginati, che fossero emarginati fisici piuttosto che emarginati mentali. Ha costruito tutta una serie di realtà, prima in Italia e poi nel mondo, e il suo scopo sostanzialmente è proprio quello di andare verso gli ultimi. Ecco, proprio in questo spirito voi avete intitolato la stagione teatrale di quest'anno, se non erro, sì, Gli ultimi in prima fila. Sì, abbiamo voluto dare questo imprimatur, adesso dovrebbe partire appunto con il Municipio 8 questo progetto, che non c'è ancora, no, però ne dobbiamo parlare. Mi piacerebbe. Però è stato già valutato in commissione, e che si chiama proprio Gli ultimi in prima fila, ovvero andare a prendere quella realtà di marginalità, quelle istituzioni, diciamo, dove ci sono queste figure più deboli da protette, che possono essere comunque anche gli ambiti del carcere di Bollate, che rientra, okay, nella zona, e quindi fare un progetto di teatro all'interno di queste realtà, e fare, organizzare, diciamo, una prima mini rassegna realizzata da queste persone che provano a fare teatro come spirito espressivo e impegno di riabilitazione.
Se qualcuno fosse interessato non solo a venire a vedere gli spettacoli, ma ne parlavamo prima, appunto, voi siete un gruppo di volontari che aiutano a riportare alla luce della ribalta, proprio se in questo caso non si può utilizzare il termine migliore, il teatro Guanella. Se qualcuno volesse darvi una mano, si può fare? Non so, di cosa avreste bisogno? Che cosa vi piacerebbe ricevere da chi può aiutarvi? Noi, è inutile che neghiamo, abbiamo bisogno di tutti, tutti sono utili, dalle cose un po' più impegnative come la comunicazione, come la programmazione, alle cose più faticose come, che ne so io, le pulizie, la sistemazione del teatro, la gestione del bar, perché all'interno del teatro è presente anche un bar durante le manifestazioni, così un minimo di ristoro. Quindi un aiuto per tecnico, audio, luci, il famoso, la figura più umile all'interno di un teatro, che è il trovarobe, ma vi assicuriamo che è la persona più preziosa all'interno di un teatro, perché arrivano le compagnie, ho bisogno di una sedia, però deve essere fatta così, allora bisogna andare a cercare. Quindi abbiamo bisogno un po' di una mano di tutti, ciascuno con le proprie competenze o, come è giusto dire, con i propri talenti. Cioè, io sono bravo, sono capace di fare questo, lo faccio. Ecco, io intanto volevo ringraziare chi ci sta salutando in questo momento, vi salutano da casa, come si dice in questo caso, abbiamo Virna e Tarcisio che vi salutano e vi fanno i complimenti per quello che state facendo, dicono mitici, Virna vi dà dei mitici, quindi insomma non c'è che andare il 30 settembre al Teatro Guanella e scoprire se veramente sono così mitici a questo punto, no? Cioè un'altra motivazione per venire il 30, certo. Saremo ripetitivi, ma ricordiamo bene cosa succede il 30, che insomma, cioè, dopo la serata inaugurale della stagione, ma anche di riapertura ufficiale del Teatro Guanella, che riapre dopo 10 anni in seguito e grazie alla ristrutturazione tecnica e di sicurezza che l'Opera Don Guanella ha realizzato per la sala. Quindi una grande serata con un concerto coristico, con un coro composto da 2 cori per 70 elementi, 4 solisti e una solista al pianoforte più il maestro Cavallaro, e il giorno dopo abbiamo un teatro per i bambini di e con Martino Iacchetti e Elena Martelli. Quindi si inizia dal giorno dopo? Sì, abbiamo appena il tempo alla mattina, spero, di smontare, perché di spazzare un po' il pavimento, 70 elementi abbiamo finito questa mattina, hanno finito, io no, ieri sera e stamattina, di montare la pedana, perché assicuro che 70 elementi vogliono i gradini, sì, non sono pochi, effettivamente. E quindi per 9,60 m di palcoscenico, perché per farli stare il più agevolmente possibile, ecco, quindi arriverà il pianoforte a coda e tutto il resto. Quindi un grande evento, un bel programma, diciamo, adatto a tutti, di arie celebri, venite. Ecco, poi diciamo, appunto, una stagione teatrale davvero variegata. Adesso poi prima parlavamo appunto di Don Guanella, ma non è caratterizzata solo da arie religiose o canti sacri e cose del genere, anzi c'è veramente di tutto e di più, certo. Per qualunque genere, anche una bellissima rassegna, certo, di musica che spazia dalle musiche milanesi, diciate che si chiama bellissimo Zafferano Power Tour. Cioè, Zafferano Power Tour, già solo il nome merita di andare ad applaudirli, sì, già prima, sì, che inizino, sì. Poi sicuramente saranno all'altezza del nome. Poi si passa al Cile, Sud America, mi dicevate, sì, per poi andare in Irlanda. In Irlanda, insomma, esatto. Già solo la rassegna musicale di 4 appuntamenti davvero fa. Certo. Se sì? Posso, per concludere con l'orchestra 8 note, ah, sì, che è l'orchestra che si chiama 8 note perché è nata nella zona 8 ed è il frutto di tutte le persone, anche bimbi compresi, che vogliono suonare in un'orchestra
e magari non hanno la possibilità, quindi loro ad esempio forniscono anche gli strumenti. La zona 8 non smette mai di stupire, devo dire, effettivamente è una zona davvero viva e sempre piena di grandi iniziative e grandi idee. Poi abbiamo detto posa per adulti, posa per bambini, poi vabbè, chi mi conosce lo sa, io ho già visto una cosa importantissima. Cosa succede il 17 dicembre? Ah sì, questo è il 17 dicembre è proprio sotto Natale. Per farmi capire proprio lo spirito forse del Teatro Guarnieri, perché seri tutti, ma poi c'è un momento in cui bisogna stare insieme e parlare di cose serie, che sono allora, il 17 dicembre, prima cosa si ricorda il compleanno di Don Guanella, quindi si è voluto prendere questa giornata anche sotto Natale, ma avremo, li abbiamo già ospitati l'anno scorso, avremo l'Accademia del Pizzocchero di Teglio, che produrranno in tempo reale, quindi dalla mattina fino all'ora di pranzo, i pizzoccheri che verranno poi serviti serviti, cioè, chiaramente caldi, con possibilità di mangiare, cioè, li fanno lì, nel senso, sì, non è che arrivano con la sacchetta di surgelati, le fanno lì, cioè vi risparmiate ore di code per andare a Teglio, prima di tutto che ogni volta la mantellina è un disastro di code, vengono loro qua e una festa fantastica. 300 dicevate all'incirca le persone, sì, l'anno scorso 300, questa volta vorremmo, quest'anno si stanno preparando a più persone, davvero, cioè, un'esperienza. Prenotatevi anche qua perché se no non sappiamo come fare. Ce n'è. E proprio perché 30 secondi soltanto, terminati i pizzoccheri, per i bimbi c'è anche un lavoro teatrale Natale in casa Disney, quindi tutta la famiglia può partecipare a questo evento. Quindi abbiamo visto, insomma, che Teatro Guarnieri è ritornato, quindi bentornati, e tornano non per rimanere lì a scherzare, ma per fare le cose sul serio, e lo si vede da questa bellissima rassegna di questo anno, questa stagione davvero che avete preparato meticolosamente e dando possibilità a chiunque davvero di poter venire a ritrovarvi dopo questi anni di assenza che, insomma, per fortuna sono finiti. Io vi ringrazio tantissimo, ridiamo allora l'appuntamento a sabato sera alle 21, via Dupré 19, traversa di MacMahon, a quattro passi dal ponte della Ghisolfa. Teatro Guarnieri riapre con una bellissima serata di festa, con un concerto con 70 elementi, due cori che si uniscono, 70 elementi, quattro solisti, una pianista e un direttore d'orchestra d'eccellenza, quindi non c'è motivo per cui non andare il sabato sera in questa stupenda cornice che finalmente riapre a Milano. Io davvero vi ringrazio, vi ringrazio per il lavoro che avete fatto, soprattutto vi ringrazio perché in questo periodo, piccola nota a margine, proprio il 30 chiuderà un altro teatro di Milano, invece il Teatro Ringhiera quella sera. Mi viene da dire che bello sapere che però dalla parte opposta della città, un paio di quartieri più in su, invece ritorna a vivere un teatro, quindi insomma, diciamo che almeno il bilancio rimane in pareggio. Per adesso, poi insomma, qualche teatro in più è sempre ben accetto, ben vengono, perché appunto, come dimostra la loro esperienza, anche se cambia con teatri molto vicini, lo spazio c'è, sì, e certo, la gente in realtà sta forse ritornando ad avere un amore verso questo tipo di arte, sì, di cultura, che finalmente, insomma, stare davanti alla televisione forse un po' ha stancato e viene voglia di andare un po' a vedere in carne e ossa grandi attori o grandi appassionati che mettono veramente anima, corpo e spirito in tutto quello che fanno. Grazie mille davvero. Siamo noi che ringraziamo voi dell'opportunità che ci avete dato. Noi siamo qua, a proposito, quando volete potete tornare, ci mancherebbe, noi siamo ben felici di ospitarvi ogni volta che avete qualcosa da dire, e speriamo di vederci. Ovviamente portate pizzoccheri, perché sennò non ci sono più. Ma bisogna mangiarli là che sono caldi. Ah, ok, va bene. Allora basta, perché freddi. Allora viene un buono, sai, la Bresaola, un passo. Ecco, dopo c'è anche Bresaola e Bitto. A posto, va bene. Io il 17 dicembre non andiamo in onda, quindi non c'è problema. Va bene, grazie mille. Buona giornata e a presto. Allora. Buona giornata anche grazie a voi. Mille anche a voi che ci avete seguito. Vi ricordatevi, sabato sera andate a Teatro Guarnieri a vedere questa bellissima serata e questo concerto davvero entusiasmante. E noi ci vediamo invece domani, sempre qui alle 12.30 con Good Morning Milano, e oggi pomeriggio ore 18 l'appuntamento serale con l'informazione di Milano News, con il telegiornale sempre in tempo reale, con aggiornamenti anche dai gruppi Facebook di cittadini milanesi appunto presenti sui social network. Grazie mille, arrivederci, a presto.